Napoli, Viale Maria Cristina di Savoia, quartiere Chiaia, il salotto della Napoli Bene. È qui che ieri sera, intorno alle 19:50, è stato ritrovato il cadavere dell'ingegnere Vittorio Materazzo. L'uomo era riverso in una pozza di sangue. Un condomino che si trovava davanti il palazzo ha immediatamente dato l'allarme alla polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato San Ferdinando e con loro il PM di turno della procura, Luisanna Figliolia. L'uomo, sposato e padre di due bambini, sarebbe stato affrontato da una persona che prima lo ha picchiato, sfigurandolo, e poi gli ha reciso la carotide con una coltellata. Una sola persona con la quale avrebbe avuto un diverbio subito dopo degenerato. Inizialmente si era ipotizzato un tentativo di rapina finito in tragedia, ma gli investigatori invitano alla cautela. Dietro l'episodio potrebbero esserci ragioni diverse, non si escludono infatti motivi personali. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del litigio familiare. Pare che nelle famiglie della vittima ci fossero contrasti. Non vengono però scartate altre piste, come quella dei problemi professionali. Poca consistenza ha invece al momento l'ipotesi della rapina. L'assassino infatti ha atteso Materazzo e l'ha colpito più volte, ma non ha preso né il portafogli né l'orologio dell'ingegnere.